scusatemi per l'attesa relativa al tutorial, ci ho messo un po', ma ho avuto una settimana veramente piena e non sono riuscita praticamente neanche a sfiorare le perline. Fortunatamente la settimana di fuoco è terminata ed eccomi qui con il tutorial. Innanzitutto, per realizzare la spirale chenille avrete bisogno di Aghi John James misura 10, filo da tessitura, perline rocaille misura 8-0 e due colori di perline rocaille misura 11-0. Inserite sul lago una perlina 8-0 e fissatela alla fine del filo con un nodo. Questa è la nostra stop and bead. Inserite sul lago una perlina da 11 seguita da una da 8 e ripetete la sequenza fino ad avere sul lago 4 perline misura 11 e 3 perline misura 8. Poi portate tutte le perline alla fine del filo. Passate attraverso la stop and bead e le perline successive per chiudere il lavoro a cerchio. Per iniziare questo primo giro, trovatevi ad uscire da una perlina 8-0. Poi inserite sul lago una perlina turchese 11-0 e passate attraverso la perlina 11-0 e la perlina 8-0 successive. Ripetete il passaggio per altre 3 volte fino alla fine del giro. Eccoci qui, il primo giro è completato. Per essere pronti ad iniziare il secondo, trovatevi ad uscire da una perlina turchese. Inserite sul lago una perlina da 8 e una da 11 e passate attraverso la perlina turchese successiva. Ripetete il passaggio per altre 3 volte fino alla fine del giro. Anche il secondo giro è terminato. Per essere pronti a iniziare il terzo, trovatevi ad uscire, come abbiamo fatto prima, da una perlina 8-0. E ripetete quindi poi gli stessi passaggi che abbiamo eseguito per il primo giro utilizzando le perline turchesi. Quando anche il terzo giro sarà completato, uscite con il filo da una perlina turchese e ripetete gli stessi passaggi che abbiamo visto nel secondo giro. Quindi andate avanti in questo modo alternando i passaggi del primo giro e i passaggi del secondo giro fino a raggiungere la lunghezza che desiderate per il vostro bracciale. Quando la spirale sarà completata, prima di tagliare il filo in eccesso, ripassate attraverso le perline diverse volte fino a che non sentite che il filo si è ben fissato sulla lavorazione. Potete trasformare la spirale chenille in un bracciale o in una collana. All'estremità potete ad esempio cucire delle coppette fatte con perline. Diverso tempo fa feci un tutorial su coppette simili e vi lascio il link nel box informazioni che si trova sotto al video. Altrimenti potete montare la spirale utilizzando schiaccini e cavetto d'acciaio rivestito di nylon nel modo più semplice, come abbiamo visto ad esempio nel tutorial precedente. Io spero che il tutorial sia stato chiaro, divertitevi con questa spirale chenille e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!